per il secondo anno consecutivo non avrà luogo la tradizionale processione del carro dell'Immacolata per le strade di Torre del Greco. Abbiamo ascoltato le opinioni dei cittadini, tra l'amarezza del presente e le speranze per il futuro. Certamente come figlio di Torre del Greco la cosa ci rammarica, ci rattrista, però essendo anche un po' giudiziosi del problema che stiamo attraversando, noi vuol dire che andremo noi anche quest'anno alla casa della nostra madre a chiedere veramente per tutti nel mondo questo miracolo che solo lei ci può fare. Evviva Maria! Penso che è meglio, se no si fa troppo. Per il secondo anno non ci sarà la processione dell'Immacolata. A voi tutto questo che cosa produce? Questo è per quanto riguarda, diciamo, quella pandemia che è successa, la pandemia, poi dipende pure un pochettino del paraco qua. La gente che non rispetta, diciamo, la situazione di portare mascherine e compagnia bella, di mantenere massimi i giri, che è massima distanza, e questo è tutto. E che cosa vi manca in particolare? E che cosa ci manca? Ci manca la processione, ci manca che esce la Madonna, ogni anno che esce la Madonna la cosa si va sempre a migliorare, quest'anno qua la Madonna neanche esce e quindi siamo tutti dispiacenti, quindi spero che incominciamo un anno molto buono. Per il secondo anno la processione dell'Immacolata non si farà, a te personalmente che cosa ti manca? Guarda, noi torresi l'Immacolata è una delle feste più sentite, teniamo tanto al carro dell'Immacolata, però purtroppo per la pandemia non è stato possibile. Siamo con la speranza che l'anno nuovo distruggiamo questo virus e faremo una bella festa ricordando questi due anni che non è uscita l'Immacolata. È un triste anno, certo, quando non esce l'ora in da chiesa non va bene. Che cosa vi manca particolarmente di questa grande processione? Lo sguardo, lo sguardo suo, lo sguardo. Che passa e ti dà una speranza, ti guarda e ti dice un altro anno. Un po' di fede c'è ancora, c'è ancora. Sì.